Ciao a tutti, ben ritrovati da Fotolandia e da Nicola. Oggi vi presentiamo la nuova DJI Osmo Plus, questa videocamera compattissima dalle prestazioni altissime, dedicata all'amatore ma anche al cinematografo evoluto che si vuole portare poco peso appresso ma mantenendo una qualità di ripresa molto alta. So hi guys, welcome back to our channel with Fotolandia and Nicola. Today we are going to show you and make a small review about the DJI Osmo Plus, the brand new gimbal camera made for adventurous people and for videomakers that needs something very very small and portable and with a high quality of recording. Ok, andiamo a fare l'unboxing prima di tutto di questa DJI. Come vedete intanto dalla confezione viene già subito denotato quello che è la nuova videocamera con lo zoom 3.5x, quindi una videocamera che va da 22 a 77 mm con un'apertura di diaframma da 2.8 a 5.6. So guys, I just was talking in Italian that on the book of the Osmo Plus is stated that there is a new brand new camera with the 3.5 zoom pair that goes from 22 millimeters to 77 millimeters with an aperture of 2.8 with 5.6. Ok, andiamo a fare l'unboxing. Come al solito DJI studia molto a fondo quella che è la qualità della costruzione e all'interno troviamo il pacco DJI dove abbiamo la confezione con la macchina e alcuni accessori che adesso andiamo a vedere. Ecco qua la macchina, il microfono, la piastra per l'adattatore del telefono, poi abbiamo la confezione del trasporto. All'interno nel lato abbiamo un laccio da polso, quello che è il cavo per il caricabatterie, il caricabatterie e soprattutto dall'altra parte abbiamo la batteria, che è una nuova batteria intelligente che dovrebbe durare, almeno dai dati di DJI, almeno il doppio della batteria intelligent che facevano per la Osmo normale. So guys, we are showing now the unboxing. Inside you, as you can see, is a beautiful packaging as DJI normally does. We got the camera with a carry case, a microphone, small microphone, which I will show you right now. It's the same you have seen probably in the normal Osmo, but we will check now. Here we go, flexible small microphone. We got the telephone attachment, the brand new battery charger, the brand new battery that is the intelligent version 2 of the Osmo battery that perhaps is going to have a duration of the double of the other you got or maybe you tried on the Osmo normal, a necklace and a connection cable for the charger. Okay. Adesso andiamo a vedere con voi la DJI app con il telefono e alcune featuring della macchina. Ovviamente per comodità abbiamo già caricato una batteria in più per provare la macchina. Andiamo a montare il telefono. Come vedete qua ci sono i classici sganci per rendere libera la gimbal. Eccola qua e automaticamente la gimbal è pronta. So guys, now we are showing the how is possible to detach the camera or release the gimbal with 1, 2 and 3 statements, and now we are going to put the telephone to see how it works, the DJI camera. Okay, just we put the iPhone right here. Okay, on the Wi-Fi we just turn on the camera. Accendiamo la camera, andiamo su Wi-Fi, andiamo in cerca della Osmo, un attimo che trova tutte le reti, dovrebbe trovare anche la Osmo. We are now searching the Osmo on the Wi-Fi telephone. Okay, this brand new camera.
As you see, it's gonna connect directly, but normally you have to put the password that is stated with 1234 1234. Attualmente, come vedete, si è già connessa perché abbiamo già messo la password, che di base è 1234 1234, quindi molto semplice. Perfetto, adesso che si è connessa andiamo a aprire l'applicazione DJI Go. We're gonna open the DJI Go app. Ok, now since the camera is connected, just put camera, accendiamo appunto la camera, eccola qua. Come vedete l'immagine c'è, adesso andiamo a lavorare su quello che è il joystick per muovere. We are now working on the movement. Just right now you will see us making the video. Here we go. Here is Nicola. Come vedete stiamo facendo il test della videocamera e del joystick per i movimenti. Come al solito abbiamo un 12 milioni di pixel di sensore. Abbiamo la possibilità di registrare in 4K normale o cinema, quindi sempre utilizzando il log. As you see, we can use the camera on 4K with the normal 4K or the cinema 4K with the 24 frame per second with the log. As you see, we can shoot if it is stop. Okay, this is for the gimbal, to put the gimbal in the right position. Adesso abbiamo messo la posizione del gimbal giusta. Abbiamo il tasto appunto di scatto per la foto. Foto che in questa versione, rispetto all'Osmo normale, può essere fatta anche a raffica. Quindi viene fatta una raffica da 3 a 5 foto, ma soprattutto viene integrato quello che è il timelapse foto. In this brand new Osmo, as I was saying in Italian, there is the burst function with 3 or 5 bursts per second, or otherwise you can use the camera for the interval photos like time-lapse and so on. So it's very useful also for photo addicted people. Come solito abbiamo il tasto di scatto, il tasto per far partire quello che è il video, e adesso andiamo a vedere un po' di featuring, tra cui quello che è lo zoom. Eccolo qua. Certo, avviniamoci verso di qua, verso la luce. Ok, sta facendo uno zoom. Eccomi, è partito troppo veloce. Adesso, come vedete, è partito lo zoom digitale, perché anche un 2x di digitale. As you see, we got the normal zoom that is regular zoom, e also you can go for the digital one that is cheaper. Here we go. So very simple, this is the photo mode. We just switch to the video mode. Andiamo a vedere la versione video, che non cambia molto, sempre col featuring grazie al telefono di zoomata dei vari tipi. Qua abbiamo quello che poi è la versione di video normale o slow motion. You got the video on normal way or slow motion, that is very interesting for such a small camera like this. And the featuring for the shutter speed, ISO and other value. E qua abbiamo le impostazioni appunto manuali, priorità di tempi, diaframmi, degli ISO e di tipologia di scatto che vogliamo, quindi tempo di scatto per le funzioni video o foto. Quindi molto interessante. Ecco, questa è un po' la panoramica generale. Poi, come sapete, dalle impostazioni si può scegliere i vari log, i vari tipologie di registrazione e altre featuring. As you see from the from this menu, you can see other functions like the quality of photo, video, the gimbal recognizing and some other specs and the general featuring that I will not show you all because it's quite similar to the Osmo one that was implemented the first model. Ecco, ci siamo dimenticati di dirvi che per quello che riguarda poi domande o altre richieste anche di recensioni che possiamo fare in futuro o altre modalità, vi preghiamo di scrivere sotto nei commenti, perché durante le dirette ci siamo resi conto che se no non riusciamo a rispondere e a fare tutto quanto live, quindi preferiamo rispondere magari dopo, finita la diretta. For English people, if you have some to ask or some review that you want to see on our channel or Nicola channels,
let's write down on the comments and not ask directly why we do the live video, because it's more fast, more reliable, and also we can answer, reply you better and in a better way. Inoltre vi comunichiamo che abbiamo deciso di fare un format: ogni lunedì presenteremo, o ogni almeno due lunedì presenteremo, una novità che potrà essere di vario genere, sempre sul campo elettronico piuttosto che la fotografia, piuttosto che il videomaking, e creeremo una sorta di continuità, un format che possa ampliare quello che è magari la vostra le vostre richieste, ma anche quello che è praticamente il nostro entusiasmo verso questo mondo. So for English people, we will do a format every Monday. At this hour we will do a live review of something coming from photography, videography, or from electronic in general, and we would like to know what you want to be reviewed, and also we will list some new products as they are coming on the shops, and that we can collaborate to show you. Questo è tutto, vi ringraziamo per questa diretta e speriamo di rivedervi numerosi.